Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento di Vico 2021, Visioni Cooperative, e mentre si stanno collegando tutti i partecipanti a questo appuntamento, io intanto vi saluto, sono Piero Ingrosso, lavoro in Lega Coop Bologna e sono anche il vicepresidente di Alma Vico, che è l'associazione fondata da Lega Coop Bologna e dall'Università di Bologna, che si occupa di promozione e formazione nell'ambito dell'impresa cooperativa. Questo, come vi dicevo, è il primo appuntamento di Vico Visioni Cooperative, che è il laboratorio di idee fondato da Lega Coop Bologna nel 2015, in occasione del suo 70° anniversario, per confrontarsi, dialogare con attori del territorio, ma anche rappresentanti del mondo dell'innovazione, della ricerca, delle università, del mondo delle imprese per creare appunto un link, una connessione che possa generare progettualità e percorsi comuni tra le imprese associate a Lega Coop Bologna e gli stakeholder del territorio. Vico 2021 avrà quattro appuntamenti online, quello di oggi è il primo. Il tema conduttore, filo conduttore di quest'anno è coprogettare soluzioni per rigenerare le comunità. Sappiamo come la pandemia ha fatto rivedere a tutti quanti noi, sia dal lato delle imprese che dal lato della cittadinanza, fatto rivedere le priorità e anche stravolto le modalità di lavoro, le prospettive di strategie future. Quindi per l'edizione di quest'anno di Vico abbiamo deciso, visto che cadeva con il lancio del lavoro della nuova giunta del Comune di Bologna, di creare un'occasione di confronto, ma anche di conoscenza tra rappresentanti della giunta del Comune, della città metropolitana di Bologna, anche persone che lavorano nella tecnostruttura, a confronto con alcune best practice cooperative, alcuni progetti e proposte cooperative, proprio per inaugurare una modalità di lavoro congiunta che possa generare, che sia generativa e quindi possa generare anche nuove idee. Quindi io ringrazio i panelist di oggi, cominciando dal professor Raffaele Laudani, che è assessore a urbanistica, progetto Città della Conoscenza e Memoria Democratica, rapporti con l'università e i centri di ricerca del Comune di Bologna. Ringrazio la professoressa Rosa Grimaldi, che è delegata del Sindaco alla promozione economica, all'attrattività internazionale, industrie culturali e creative e impatto Tecnopolo. E poi ringrazio i cinque panelist cooperativi, Anna Rita Cuppini, Roberta Franceschinelli, Andrea Mascherini, Alberto Raneri e Alessandro Rocchi. Tema di oggi è innovazione e attrattività. Sono due parole chiave che racchiudono una molteplicità di significati e di opportunità. Noi chiaramente nel tempo a disposizione oggi possiamo affrontare solo alcuni aspetti, però come dicevo prima questo è l'inizio di un percorso di lavoro congiunto e comune. Quelli che andremo a vedere oggi sono aspetti legati fondamentalmente ai temi dell'innovazione, dell'open innovation, per come viene praticata e per quali benefici può portare alle imprese cooperative che in qualche modo hanno nell'open innovation, ritrovano nell'open innovation uno dei tratti distintivi del DNA cooperativo, ovvero anche l'intergenerazionalità, la capacità di dialogare con innovatori che lavorano, operano, si stanno formando nelle università, nei centri di ricerca, nel vasto ecosistema dell'innovazione. Parleremo poi della rigenerazione degli spazi, dei luoghi, intesa come rigenerazione di comunità. E questo è un tema chiave, soprattutto per quelle che sono appunto le priorità stravolte e anche le modalità di lavoro, di condivisione, di coesione sociale e civile che la pandemia ha portato. E infine avremo anche una testimonianza sul tema delle piattaforme cooperative, un ambito, un'area che a noi interessa tantissimo perché vediamo nelle piattaforme, che da un lato sono un formidabile strumento che fa incontrare la domanda e l'offerta, però vediamo anche dei pericoli, delle distorsioni, soprattutto per quanto riguarda le modalità di piattaforma più legate a quelli che vengono chiamati big player o big tech, che spesso, anzi quasi sempre, non tengono conto dei bisogni, delle esigenze
delle comunità del territorio. Quindi calano sul territorio dei modelli di business senza curarsi di quelli che possono essere gli impatti sulla città e sui suoi abitanti. Benissimo, comincerei col professor Laudani. Intanto benvenuto, grazie. Noi abbiamo già lavorato insieme come Lega Coop nella sua precedente veste a capo anche della Fondazione Innovazione Urbana. Allora, professore, assessore, anzi, lei racchiude molte deleghe anche apparentemente diverse da loro, però c'è un disegno comune, c'è un'idea di città e quale possono essere anche i contributi e il confronto con le imprese cooperative. Sappiamo quanto sono importanti in termini di occupazione e di progettualità su questo territorio. Qual è l'idea di città che state provando a costruire adesso con la nuova giunta? Bene, grazie, buongiorno a tutti e a tutti, grazie, ringrazio Piero Ingrosso, Alma Vico per questo invito, mi fa particolarmente piacere, di fatto è la prima, come dire, uscita pubblica nelle nuove vesti da assessore che faccio, e mi fa particolarmente piacere farlo in questo contesto, perché per molti versi mi sento a casa, nel senso che in questi anni da presidente della Fondazione per l'Innovazione Urbana ho lavorato tante volte con voi, con molte delle persone che intervengono oggi, e quindi è un modo per cercare di riannodare i fili di un discorso che ormai appunto va avanti da alcuni anni, e cercare di vedere in che modo può essere rideclinato nel nuovo contesto e alla luce del nuovo mandato amministrativo che è appena iniziato. Io quello che proverei a fare in pochi minuti adesso, giusto per favorire poi una discussione, un confronto tra di noi, è ritornare su tre parole chiave che Piero Ingrosso ha in qualche modo introdotto nella sua introduzione, che sono piattaforma, rigenerazione e poi conoscenza. Perché sono anche quelle che servono un po' a capire l'insieme di queste delle deleghe che il sindaco mi ha affidato, che, come diceva giustamente Piero Ingrosso, apparentemente sono deleghe, come dire, distanti, ma che in realtà presuppongono un progetto di città. Comincerei con piattaforma, perché giustamente Piero Urbano diceva che le piattaforme oggi sono diventate, come dire, pervasive in modo particolare nelle città, però c'è anche un modo diverso di poter non solo organizzare le piattaforme. Su questo il mondo cooperativo da anni sta provando a sperimentare delle alternative, ma c'è anche un modo diverso di pensare alla logica di piattaforma, in modo particolare alle città. Io credo che la pandemia abbia reso, semmai ce ne fosse stato bisogno, ancora più evidente la centralità delle città per rispondere alle sfide globali del nostro tempo. Perché nelle città che gli effetti di questi grandi cambiamenti epocali impattano più direttamente sulle persone, ma al tempo stesso le città sono gli spazi nelle quali si concentrano maggiormente ricchezze, intelligenze collettive, infrastrutture e risorse, quindi dove si concentrano le maggiori potenzialità di innovazione economica, tecnologica, sociale e culturale per cercare di rispondere a queste sfide. E quindi le città devono in qualche modo ripensarsi, non possono più essere considerate delle mere articolazioni locali dello Stato, le cosiddette amministrazioni locali, ma devono essere sempre più pensate, e si devono sempre più pensare come delle vere e proprie piattaforme urbane che connettono, abilitano, promuovono i diversi attori tecnologici, economici, culturali, sociali che operano sul proprio territorio. Attori che devono essere visti e devono agire a loro volta come dei sistemi integrati territoriali. E quindi è proprio, come dire, la città che si deve ripensare, le città e le amministrazioni locali che si devono ripensare in questa logica di piattaforma, di
spazi che connettono progettualità diverse. Ovviamente questo presuppone una visione di città, ci sono modi diversi di connettere, abilitare e promuovere gli attori territoriali. Bologna ha delle peculiarità che sono iscritte nella sua storia, ma che corrispondono anche, come dire, alle trasformazioni più recenti che la città ha vissuto in questi anni. Quando parlo di Bologna, voi ormai sapete che noi come amministrazione ragioniamo in termini di Bologna metropolitana, di grande Bologna, come dice il sindaco Lepore. Ora, noi siamo consapevoli che nel panorama nazionale e internazionale la nostra città oggi ha una posizione particolarmente privilegiata. Non mi dilungo troppo perché sono questioni che conosciamo abbastanza. Con l'inizio dei lavori del Tecnopolo nei prossimi anni prenderà forma un ecosistema della ricerca e dell'innovazione che tiene insieme centri d'eccellenza nazionali ed europei. Con l'arrivo del supercomputer europeo Leonardo, che si aggiunge già a quelli attualmente ospitati al CINEC e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ospiteremo circa l'80% della potenza di calcolo del paese e il 20% di quella europea. Diciamo così, siamo abbastanza fiduciosi che Bologna possa essere, come dire, il polo nazionale sulla simulazione e l'analisi dei dati ad alta prestazione per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Abbiamo 3 IRCS, abbiamo il primo competence center italiano, abbiamo un tessuto di istituti culturali pubblici e privati che non ha eguali nel panorama nazionale. Abbiamo un sistema di imprese di eccellenza di varie dimensioni e tipologie. Abbiamo la più alta concentrazione di imprese cooperative al mondo. Siamo ai vertici per qualità della vita e capacità amministrative. Abbiamo un tessuto associativo e del terzo settore che non ha uguali probabilmente nel mondo. Centri di formazione avanzata di livello internazionale, non mi riferisco solo all'Alma Mater, perché non è più così, e poi appunto abbiamo anche l'Alma Mater che i suoi studenti, che sono una straordinaria risorsa di potenziale di cambiamento e di innovazione della città. Per poter sfruttare appieno queste potenzialità che sono date dalla nostra storia e dallo sviluppo degli ultimi anni, come dicevo prima, serve un punto di vista che orienti questa piattaforma urbana che deve essere la grande Bologna. Noi abbiamo scommesso di scommettere sulla conoscenza, che è il vero tratto distintivo della storia di questa città e che siamo convinti possa essere la chiave del nostro futuro. La nostra idea è che nei prossimi anni scienza e sapere dovranno dare una nuova direzione all'insieme delle politiche di promozione della città, di attrazione dei talenti e degli investimenti di qualità, di sviluppo, di innovazione, di internazionalizzazione, di rigenerazione urbana e ambientale, e anche per favorire nuovi processi di inclusione e di rafforzamento del tessuto democratico cittadino. Quindi conoscenza come chiave per declinare in che modo Bologna può essere una piattaforma urbana. Una piattaforma urbana che come tale si pone e si relaziona con le altre grandi città europee e mondiali, e più in generale si pone, come dire, come asset strategico nazionale ed europeo. Per portare avanti questo programma, ed è qui un po' anche la combinazione delle mie deleghe e poi di quelle strettamente connesse di Rosa Grimaldi, su cui, come dire, ovviamente interverrà lei, ma che vanno viste come due facce, come dire, di una stessa di uno stesso obiettivo. Di fatto abbiamo due leve e 3 assi di intervento. La prima leva, se volete, quella potremmo chiamarlo l'hardware, cioè la leva urbanistica, è quello che abbiamo chiamato via della conoscenza, cioè un lungo quadrante nord-ovest che a grandi linee dall'area del Lazzaretto, passando per l'ex scalo ferroviario del Ravone, la stazione, l'area della Bolognina, il plesso, l'area del Navile, e poi il Tecnopolo, l'area del distretto fieristico del Parco Nord Unipol, fino ad arrivare lungo la dorsale di via Stalingrado fino al dopolavoro ferroviario ed era,
è in qualche modo l'area della città che noi individuiamo come area su cui concentrare i principali interventi di trasformazione, in modo particolare di rigenerazione urbana, ecco il terzo termine che richiamavo in apertura, nella convinzione che possa fare da volano e da acceleratore per la trasformazione più complessiva della grande Bologna come città della conoscenza. E poi, se volete, la seconda leva è il software, se mi passate la battuta, che è quello che stiamo chiamando piano urbano per la scienza e la ricerca, cioè l'idea di provare a lavorare insieme a tutti i principali attori territoriali per individuare le strategie, le azioni e un modello di governance di sistema da mettere in campo nei prossimi anni per fare appunto di Bologna metropolitana questa piattaforma europea della conoscenza. Entrambe le leve si muoveranno attorno a tre assi di intervento principale. Un primo asse che potremmo chiamare scienza, ricerca e formazione avanzata, con l'idea di favorire la crescita e l'attrazione di nuovi centri di ricerca e di formazione avanzata e soprattutto la loro connessione sia fisica che progettuale in relazione con i principali centri di ricerca nazionale e internazionale. Il secondo asse, innovazione, impatto per lo sviluppo economico, il lavoro di qualità e l'attrattività internazionale, su cui non intervengo perché, come dire, è il lavoro, come dire, che è al cuore delle deleghe di Rosa, e quindi lei può parlarne meglio di me. Il terzo asse è quello che stiamo chiamando politiche della conoscenza, cioè se da un lato la conoscenza, scienza e ricerca devono avere, come dire, un impatto economico sul territorio, noi siamo convinti che debbano avere anche un impatto, diciamo così, sociale, culturale, più in generale potremmo dire civico. E quindi in questo caso il nostro obiettivo è la promozione diffusa della conoscenza, della cultura scientifica, intesa quella umanistica, e più in generale della capacità critica di analizzare e comprendere le grandi trasformazioni globali, con un'attenzione particolare tanto alle generazioni più giovani, ma anche alla formazione permanente degli adulti. Quindi questo è, se volete, a grandi linee un po', come dire, il modo con cui stiamo immaginando di portare avanti questo progetto, e poi in modo più specifico, perché è quello che mi compete, le deleghe che mi sono state affidate. Se le vedete da questa prospettiva, non sono eterogenea, perché la parola chiave è conoscenza, cioè il progetto Città della Conoscenza, all'interno della quale c'è anche il tema della memoria, perché non c'è futuro senza memoria, storia e futuro devono andare insieme. Bologna si proietta nel futuro ancorata ai suoi valori fondativi, democratici e progressisti. La conoscenza, e quindi università, quindi formazione e ricerca, informano le politiche dell'amministrazione, informano nel senso di dare forma alla città, da cui la delega all'urbanistica. È chiaro che in una prospettiva di questo tipo, proprio questo ancoraggio alla storia e ai valori di questa città fa dell'approccio cooperativo, in modo particolare dell'innovazione del modello cooperativo, un tassello fondamentale. Noi pensiamo che ci siano oggi, dopo tanti anni, le condizioni sia politiche che economiche per provare a fare di Bologna nuovamente un modello, ecco, di innovazione, un modello di innovazione diverso e di trasformazione della città e di rigenerazione, di sviluppo anche urbanistico, diverso da quello che magari si sta portando avanti in altre città. Diverso che non significa di scala minore o inferiore, ma semplicemente ancorato alla storia e ai valori di questa città, storia e valori che trovano appunto nel mondo cooperativo un tassello fondamentale. Quindi il nostro auspicio, e con questo mi fermo, è quello che il mondo cooperativo possa accettare con noi questa sfida e questa scommessa. Perché di questo si tratta di scommettere sulla possibilità di fare nuovamente di Bologna un modello per l'Italia e a livello internazionale. Significa sperimentare insieme e farlo cercando di fare sistema, come dicevo prima. Io spero che appunto poi il mondo cooperativo e poi il mondo cooperativo bolognese in particolare
scelga di accettare questa scommessa insieme a noi. Grazie. Grazie Assessore Laudani, grazie chiaramente di aver accettato l'invito a venire per la prima volta, insomma, prima uscita pubblica da un certo punto di vista. Noi siamo molto lieti e grazie anche per aver spiegato, illustrato la visione di città, perché spesso ci si ferma alle fredde deleghe per cercare di capire come poi lavoreranno i membri della giunta, gli assessori. Lei ha spiegato benissimo, ci ha illustrato quella che è la visione di città. Io penso che i tanti colleghi delle imprese cooperative che sono collegati in questo momento abbiano già iniziato a mettere in fila idee, proposte, progettualità che in qualche modo possono essere condivise, possono essere integrate in questa visione di città. Quindi penso che la sfida lanciata sul lavorare insieme da parte del comune con il tessuto imprenditoriale ma anche sociale, culturale del mondo cooperativo di questo territorio sia una sfida che verrà ampiamente raccolta e condivisa. A proposito di visioni, visto che lei lo ha già anticipato nel suo intervento, io chiedo alla professoressa Rosa Grimaldi, che rincontriamo visto che abbiamo lavorato moltissimo negli ultimi anni, lei era in una veste diversa, era delegata del rettore al rapporto con le imprese, abbiamo lavorato molto molto bene, abbiamo costruito progettualità nuove per il mondo cooperativo con soddisfazione da entrambi i lati, sia lato imprese sia lato università, quindi l'abbiamo imparata a conoscere. E anche a lei, visto quello che diceva l'assessore Laudani, chiederei di spiegare un po' qual è la visione in relazione anche alle deleghe affidate e integrate col lavoro poi dell'assessore. Professoressa. Grazie, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie per l'invito. Di fatto anche per me trattasi della prima uscita pubblica, quindi del primo intervento con il cappello, diciamo, di delegata del sindaco. Io passo dalla delegata alla delegata, un destino da delegata nella vita. Allora vorrei ringraziare veramente Piero, volevo ringraziare Simone e volevo mandare un caro saluto a Rita che ci segue a distanza, perché come ha sottolineato Piero nel corso degli ultimi 6 anni, indipendentemente dai cappelli che si indossano, abbiamo lavorato bene, molto bene, e secondo me ci sono tutte le condizioni per continuare a fare questo in futuro. E sì, diciamo che fare l'intervento dopo Raffaele di fatto mi facilita molto la vita, nel senso che nel poco tempo che abbiamo a disposizione, resterei un po' alta sull'astratto senza entrare nel merito delle singole attività, e se rimango alta, Raffaele ha già fatto un quadro eccellente che mi consente magari di andare a precisare dove si inserisce il mio contributo. Sicuramente due facce della stessa medaglia. Mi piace pensare al concetto di giano bifronte. Raffaele ha evidenziato il tema della conoscenza, ed è una città piattaforma della conoscenza e condivisione di saperi. Diciamo che dal mio punto di vista diventa importante che questa conoscenza poi dopo questi saperi generino delle esternalità, generino un impatto sul territorio. Di fatto ecco che è importante che generino innovazione. Lo ha menzionato Raffaele come uno dei tre assi di fatto della via della conoscenza. Ecco, io sono la persona, in qualche modo mi definisco la persona dell'innovazione. Cercherò di lavorare per creare le condizioni perché la grande progettualità della via della conoscenza, unitamente ad altri progetti che sono nelle corde delle mie deleghe, di fatto generino impatto sul territorio, sulla città e sulla città, insomma, in generale sulla città metropolitana. Ecco, molto importante il focus e l'orizzonte metropolitano. Allora, sono tre di fatto le deleghe, le menzionava Piero in apertura. Da una parte le industrie creative e culturali, io dico sembrano le prime due che vado a menzionare all'opposto di un continuum, perché se ci pensate, industrie creative e culturali da una parte, con tutta la dimensione di innovazione sociale, mutualismo, l'importanza del cooperativismo,
da una parte, e dall'altra parte delega l'impatto del tecnopolo, che ci fa pensare invece ad un tipo di progetti e di progettualità, diciamo, più legate al mondo delle tecnologie, radicate nella trasformazione digitale e nelle tecnologie anche di tipo, diciamo, deep tech, dall'intelligenza artificiale, i big data ed altro. E nel mezzo c'è la terza delega, che secondo me fa un po' da fil rouge, unisce, diciamo, i due poli, che poi poli non sono, per i motivi che dirò tra un attimo, che è, diciamo, la delega alla promozione economica e all'attrattività internazionale. Cioè, secondo me, si tratta di generare delle esternalità e fare in modo che queste esternalità, queste ricadute per le imprese del territorio, per i cittadini della città e della città metropolitana, poi abbiano una capacità innovativa in modo poi da favorire l'attrazione internazionale di altre imprese, di altri talenti. Quindi io ci vedo veramente un filo conduttore. Ho posizionato volutamente ai due estremi industrie creative e culturali, dall'altra parte il Tecnopolo. In realtà non è così. Perché? Perché sappiamo benissimo che quello che il Tecnopolo produce e produrrà, soprattutto in futuro, perlomeno quel che io lavorerò anche perché questo accada, saranno delle esternalità e delle progettualità trasversali che si applicano a tutti i saperi, a tutte le discipline, a tutti gli ambiti, a tutti i settori e a tutti i mercati. Quindi in realtà diciamo, li ho posizionati su poli opposti, ma non sono su poli opposti, sono sullo stesso binario che appunto comunica e deve comunicare, che potrebbe essere il progetto della via della conoscenza di cui si parlava prima. Quindi nelle tre deleghe io vedo tre parole chiave importanti. La prima è quella dell'innovazione, la seconda sono le quattro I, di fatto. Allora, innovazione, imprese, quindi creare condizioni abilitanti perché le imprese, tutte le varie tipologie di imprese, possano prosperare e mettere nelle condizioni insieme, appunto, di lavorare per diciamo, la città più progressista d'Italia. L'imprenditorialità è la terza I, quindi innovazione, imprese, imprenditorialità intesa nel senso proprio di supporto alla generazione di nuove, di newco, di nuove imprese, realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali. E la quarta I di fatto è internazionalizzazione, quindi tutto questo con una forte vocazione all'internazionalizzazione, per fare in modo che questa città diventi un polo a livello europeo di riferimento turistico. Lo è già, lo diventerà sempre di più, ma noi ci aspettiamo che possa diventarlo molto sul fronte dell'attrattività di investimenti, fondi di investimento, e che possa essere una delle città, diciamo, rilevanti alla quale guardare in Europa come un esempio, come una buona pratica. In realtà mi verrebbe da aggiungere una quinta I, che secondo me sta bene nell'ambito di queste deleghe, e che è la I di istruzione, ma istruzione non nel senso che l'istruzione, diciamo, rientra nelle mie deleghe, ma mi fa comodo il gioco della I, però in realtà parlo più del tema della formazione, della formazione, alla formazione a che cosa? A questo, formazione all'innovazione, e in questo senso, diciamo, credo che sia importante anche realizzare delle azioni che vadano nella direzione di coinvolgere le imprese, i cittadini e tutte le istituzioni in progetti di formazione. Anche qui Piero all'inizio menzionava l'open innovation. Abbiamo lavorato tanto nel corso di questi anni sull'open innovation con l'Università di Bologna. Allora, secondo me, cambiano i cappelli, ma poi le attività che creano valore rimangono le stesse. Abbiamo capito che le attività di fatto di Open Innovation hanno una duplice valenza. Da una parte possono favorire, diciamo, l'emergere di applicazioni di conoscenze, applicazioni di saperi, di quelli che si sviluppano lungo la via della conoscenza, appunto in soluzioni innovative,
concrete e che generano impatto non soltanto sul piano tecnologico, sul piano economico, ma anche sul piano sociale, sul piano culturale, sul piano ambientale. Quindi quando parlo di impatto io parlo di un impatto veramente a 360 gradi. Ma credo che sia anche importante, quindi valenza, diciamo la prima valenza, emergere di applicazioni, di soluzioni innovative, ma c'è anche una valenza formativa. Quindi favorire un approccio formativo diffuso che abbia come target i ragazzi, i giovani, ma anche i meno giovani, tutti, diciamo, i cittadini, le imprese, i dipendenti delle imprese, di vari enti e associazioni, per diciamo, favorire lo sviluppo di un certo tipo di competenza che è necessaria proprio per gestire processi di cambiamento, processi di innovazione. Questo è importante perché, come dire, oggi ci troviamo nell'epoca dei big data e della transizione digitale. Tra 4 anni, 5 anni ci saranno nuove forme di innovazione, quindi al di là del contenuto verticale o specialistico, quello che è molto importante è sviluppare una forma mentis, la forma mentis del cambiamento, di come affrontare, abbracciare e integrare nei propri contesti il cambiamento e l'innovazione. Allora io sono rimasta un po' alta, quindi senza, diciamo, tutto questo è un macro scenario all'interno del quale naturalmente ci sono già diverse idee su quali sono le priorità, a parte il tema della via della conoscenza, che rimane il progetto, come dire, strategico flagship di questa amministrazione. Per me un'altra cosa veramente importante, dalla quale partire subito, è quello di mettere a sistema e di connettere l'esistente dentro e fuori. Cosa intendo? Allora dentro l'amministrazione, perché mi accorgo che dentro questa amministrazione ci sono tante progettualità che hanno delle cose in comune e che a volte non si parlano, quindi è importante creare l'ecosistema interno, perché creando l'ecosistema interno quello che l'amministrazione fa diventa più visibile, più con una forte identità e diciamo più forte nei confronti dell'esterno. Quindi punto uno. Punto due: contribuire alla creazione dell'ecosistema esterno, perché diciamo non dico niente di nuovo se dico che siamo in un territorio, in generale in una regione molto innovativa, con tanti spazi di sviluppo, di innovazione, co-working, incubatori, spazi dell'innovazione, è importante sempre di più mettere a sistema. Ecco, in passato mi sono sempre chiesta chi è che deve fare questa attività, perché poi ognuno ha i propri interessi, i propri obiettivi di breve termine, e tende, diciamo, a vedere bene, a guardare bene dentro il proprio orticello. Allora io credo che l'amministrazione comunale sia l'attore che deve fare tutto ciò, quindi deve creare condizioni per connettere, per favorire la diciamo messa a sistema di iniziative, di energie, di risorse che vengono espresse da vari attori del territorio, e perché tutti ci muoviamo poi con un fine unico, che è quello di, diciamo, di generare impatto. Se riusciamo a farlo insieme, questo sarà ancora più forte. Io mi fermerei qui con queste prime riflessioni alte. Adesso sono curiosa di ascoltare tutti gli interventi. Ho visto, conosco diversi relatori, saluto Anna Rita, insomma, sono curiosa, molto curiosa di ascoltare diciamo i vostri interventi, e come diceva Raffaele in chiusura, anche io penso che diciamo abbiamo una sfida comune e abbiamo tutte le condizioni per poter lavorare bene e insieme nei prossimi anni. Grazie a tutte e a tutti dell'attenzione. Grazie professoressa Rosa Grimaldi. Partiamo proprio da alcuni dei punti che lei ha illustrato, e in particolare proverei a connettere l'esistente, chiedendo proprio agli altri panelist di raccontare che cosa c'è già in corso, cosa sta succedendo su quelli che sono gli assi di lavoro che l'assessore Laudani
e la delegata Rosa Grimaldi ci hanno illustrato, e partendo proprio da quello che diceva Rosa Grimaldi su innovazione, imprese, nuova imprenditorialità e internazionalizzazione, chiedo l'intervento di Alberto Raneri, che è direttore innovazione e tecnologie di CAMST, che saluto, ben arrivato Alberto, e che in qualche modo sappiamo come CAMST ha sempre posto attenzione sui temi dell'innovazione e anche dell'open innovation, declinandoli in un'ottica di rilancio della competitività delle proprie attività, dei propri servizi, ma anche sulla creazione di una cultura di impresa che sia in grado di permeare poi tutta l'organizzazione. Alberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Innanzitutto un grazie per la partecipazione a questo panel così, così ricco. Come sapete, CAMST nasce nel 1945, qui a Bologna, come cooperativa, sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo, porta la sua qualità dei pasti nelle scuole, negli ospedali, nelle aziende. E quindi abbiamo delle radici, delle forti radici basate sul passato, ma guardiamo al futuro con interesse. E adesso proverò a riprendere alcune delle parole chiave: internazionalizzazione. Noi abbiamo negli ultimi 4 anni fatto un importante sviluppo verso l'estero e siamo oggi presenti in Danimarca, in Spagna, in Germania. E proprio durante il lockdown abbiamo aperto una divisione in Svizzera, che ancora fattura poco, ma speriamo possa svilupparsi. E sul tema dell'innovazione, abbiamo provato sempre negli ultimi 4 anni a differenziare le nostre aree di business. E quindi circa più del 10% del nostro fatturato adesso viene prodotto nell'area del facility management, dove la nostra divisione tech è un piccolo fiore all'occhiello. L'idea è quella di sviluppare e offrire ai nostri clienti servizi il più possibili trasversali. Cosa per me poi, che sono il direttore innovazione e tecnologia, è una direzione nata da poco e vuole in qualche modo, ha due sfide. Una è quella di accorpare sotto un'unica regia tutta la parte tecnologica, che per CAMS è molto importante, anche molto differenziata, ma in modo particolare, un po' per la mia provenienza, un po' per la vicinanza alla direzione HR, vuole dare a tutto l'impianto di innovazione e tecnologia una vista molto, quella che noi definiamo umana. Per cui per noi innovare vuol dire andare incontro al nostro futuro, ma lo vogliamo fare mettendo al centro le esigenze e anche i desideri delle donne e degli uomini che stanno intorno a CAMS, che quindi vuol dire i soci lavoratori, vuol dire i nostri clienti, i nostri pazienti, vuol dire i nostri studenti. E abbiamo lanciato una serie di iniziative che in qualche modo hanno un fil rouge, che è quello della intergenerazionalità. Essere intergenerazionale per noi è fondamentale, perché in questi anni stiamo vivendo proprio un cambio generazionale. Da un lato, persone e anche un mestiere antico e consolidato come quello del cuoco, che si deve avvicendare con un contesto di evoluzione tecnologica completamente diverso. Per cui in piena pandemia vi racconto qualche iniziativa. In piena pandemia abbiamo lanciato una sorta di talent program. E quindi abbiamo coinvolto dei giovani talenti in un gruppo che abbiamo chiamato facilitatori dell'innovazione. E queste persone le abbiamo messe in un percorso di crescita e di coinvolgimento progettuale. All'interno di questa iniziativa si pone anche un Innovation Call. È un'iniziativa che adesso vi racconto in maniera un po' più dettagliata, che è una seconda edizione. Già 3 anni fa. Sembra un mondo passato, quindi eravamo tra il 2018 e il 2019. Abbiamo fatto una startup day e selezionato una serie di startup col quale poi abbiamo attivato una serie di progettualità. Per dirvi, con una startup che si chiama Sfridura, vi cito una di quelle che è più interessante. Abbiamo attivato un portale
che raccoglie tutte le attrezzature che vengono dismesse da tutti i nostri locali. Considerate che CAMS produce 130 milioni di pasti l'anno, cioè è un numero grossissimo, 15.000 persone lavorano per CAMS in Italia e all'estero, e solo in Italia abbiamo sui 1.500 punti che in maniera diversa vengono prodotti dei pasti. In questi 1.500 punti di consumo o centri di costo, come noi li definiamo, sono presenti delle attrezzature, quindi c'era un parco attrezzature gigantesco, e spesso quando questi centri di costo venivano chiusi o quando le attrezzature venivano dismesse non c'era una regia unica. Per cui dietro il suggerimento di questa startup che si chiama Sfridu abbiamo creato un portale al quale accedono tutti i locali di CAMST e sul quale poi si possono mettere a disposizione delle attrezzature per poter fare degli scambi. L'idea è quindi quella di, da un lato, ridurre l'acquisto, ma in modo particolare è quello di innescare un tema di economia circolare. Vi dico, noi siamo in produzione da meno di 6 mesi e il valore scambiato su questa piattaforma ammonta a circa 1 milione di euro. Quindi noi abbiamo da giugno, quando questa piattaforma è entrata a regime, abbiamo scambiato circa 1 milione di euro di beni. Parte di questi beni, quando arrivano a fine vita, cioè quindi quando stanno sulla piattaforma, che immaginatevi una sorta di subito di CAMST, quando questi beni stanno non movimentati per un certo periodo, a questo punto vengono devolti a delle associazioni, a delle onlus, per cui l'idea è una piattaforma che è partita chiusa ma adesso si apre, e questa è una delle iniziative, uno dei progetti che abbiamo attivato dopo il primo Startup Day. Adesso in questi giorni siamo nel pieno di una innovation call che vi volevo raccontare un po' in maniera un po' più approfondita. La prima aveva avuto come perimetro quello di Bologna e dell'Emilia Romagna. Quest'anno abbiamo fatto un innovation call aperto un po' a tutta l'Italia. Devo dire che è anche arrivata una startup che si è proposta dalla Germania. Condivido il video così vi faccio vedere anche il nostro sito col quale l'abbiamo un po' promossa. Vedete? Sì, vediamo Alberto. Okay. Per cui abbiamo fatto questa iniziativa, ormai l'abbiamo lanciata a metà settembre. Come vedete è una call che è aperta che è stata aperta dal 20 settembre al 14 novembre, quindi si è chiusa proprio la scorsa settimana, e abbiamo raccolto circa 86 richieste, cioè quindi ci sono state 86 candidature. Considerate che noi abbiamo posto il limite, quindi come limite superiore massimo, che già sarebbe stato per noi una vittoria, su 50 candidature. Ne abbiamo ricevute ben 86. Abbiamo una serie di partner, quindi partner più istituzionali come Think for Food, sotto la regia di LegaCoop, Le Village, che è il lab di innovazione del Crédit Agricole, OMAG, che è quello di Emilbanca, così come Arter, ma abbiamo anche dei partner che sono dei nostri clienti, GSK, Glaxo, Amadori, Pollenzo, l'Università di Pollenzo, terre locali. Nella call abbiamo chiesto di candidature a delle startup che fossero già create come startup, che abbiamo puntato molto sulla parte umana, sul team affiatato, e abbiamo individuato alcune aree di innovazione, molte di queste legate al mondo food, quindi gli store, ristorante in tech, disruptive food, blockchain, ma anche altre legate più alla parte del facility, proprio perché noi ultimamente stiamo sviluppando il nostro business anche nell'area del facility. Come vi dicevo, abbiamo ricevuto 86 candidature, e adesso giovedì e venerdì verrà fatto una demo day. Cos'è la demo day? Abbiamo selezionato 15 di queste 86 candidature, e queste 15 startup si misureranno in 2 giorni in un evento di extended reality. Cioè adesso vi faccio vedere anche in anteprima una piccola demo di come avverrà questo evento. Comunque
queste 15 startup racconteranno con una virtual pitch le loro iniziative, la loro idea di innovazione da applicare al mondo CAMST, e poi verrà fatto in modo virtuale. Ci sarà un gruppo, abbiamo creato un gruppo interfunzionale all'interno di CAMS, fatto da circa 20 persone che appartengono alle diverse aree funzionali di CAMS, e poi abbiamo aperto questo processo di selezione a una serie di partner, che sono clienti, fornitori e, come avete visto, anche enti istituzionali. Da questa selezione di 15 startup ne individueremo indicativamente 5, e 5 startup con le quali poi faremo un percorso di incubazione, un percorso di sviluppo. E ovviamente il tipo di collaborazione dipenderà molto da che tipo di idea, da qual è il livello di sviluppo di questa idea. Però, come è avvenuto già 3 anni fa, l'obiettivo è quello di contaminarci. Per questo il tema dell'intergenerazionalità, perché è già avvenuto nella precedente edizione, e speriamo avvenga anche in questo, l'idea di contaminarci con delle persone che hanno un vissuto completamente diverso da quello dell'azienda, ma che vengono poi da un tessuto che poi è quello urbano o quello regionale, ha portato una forte ispirazione. Come vi ho detto, l'idea è poi quella di, una volta individuate le 5 startup con cui lanciare un percorso di innovazione, selezionare delle persone all'interno dell'azienda e anche tra i partner che lavoreranno in maniera fattiva a questi progetti. Se ho ancora 2 minuti vi farei vedere un po'. Alberto, siamo un po' stretti coi tempi. Se guarda, velocemente, così. Velocissimo, vi faccio vedere un po' quello che, non so se va. Sì, lo vediamo, cioè nel senso vediamo il player del video, ma non parte il video. Ok, sì, lo vediamo. Pochi secondi. Artlist.io. Music licensing reimagined. Benissimo. No, questo era una veloce anteprima, quindi la presentazione, questo demo day, la presentazione del pitch delle 15 startup avverrà in questa realtà un po' virtuale. Ok, basta. Grazie Alberto. Ricordiamo, le presentazioni saranno tra il 2 e il 3, giusto? Sì. Poi dopo sapremo qualche cosa. Sì, poi vi raccontare, l'idea è poi raccontarvi quelle che sono le 5 startup selezionate, e in modo particolare vi terremo aggiornato su quello che sarà il percorso di co-innovazione. Perfetto. Molto interessante, rimaniamo a parlare di innovazione aperta. Tu citavi prima Think for Food, che è uno dei progetti, uno dei partner di Think for Food, fin dal primo momento che ha creduto e ha investito in questa sperimentazione di Open Innovation che abbiamo fatto con l'Università di Bologna, anche con la collaborazione di Rosa Grimaldi. Uno di questi partner è anche Copreno. Noi adesso invitiamo a intervenire il presidente di Copreno, Andrea Mascherini, che chiaramente ci può riportare quello che Copreno sta facendo nell'ambito dell'innovazione aperta, ma introduce anche il tema di una idea, quello che diceva prima l'assessore Laudio, un'idea di grande Bologna, cioè di poter immaginare attività di sviluppo e di innovazione anche legata allo sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 su tutto il territorio metropolitano bolognese. Non anticipo di più, lascio la parola ad Andrea Mascherini, presidente di Copreno. Buongiorno a tutti,
Intanto grazie, grazie dell'invito. Vado direttamente al punto. Come cooperativa aderiamo a Coop Italia, quindi abbiamo 47 supermercati con circa 850 dipendenti. Di questi buona parte sono all'interno della città metropolitana di Bologna, perché abbiamo 29 tra negozi nei comuni e nelle frazioni, in alcuni casi, della città metropolitana. Come abbiamo approcciato il tema dell'innovazione in questi anni? È chiaro che la nostra presenza è tutti in comuni di medie e piccole dimensioni, quindi non è sempre facile in questo contesto cercare di portare anche dal punto di vista culturale, come diceva prima la professoressa, anche, come dire, una mentalità all'innovazione. Abbiamo cercato comunque di impegnarci per fare e di proporre qualcosa che servisse a quel territorio. Il mondo della grande distribuzione in questi anni è decisamente cambiato. La pandemia in realtà ha accelerato dei processi, ma da questo punto di vista la globalizzazione si sente anche sui nostri territori. Noi oggi abbiamo delle insegne della grande distribuzione che fino a pochi anni fa era inimmaginabile che arrivassero in comuni di 3-4 mila abitanti. Oggi è così e al di là della giusta concorrenza, uno degli obiettivi di un'impresa cooperativa è quello di cercare di trasferire, no? Nel futuro qualcosa di migliore di quello che abbiamo oggi. Per farlo stiamo investendo diverse risorse non solo economiche ma anche di organizzazione per cercare di dare sempre di più all'interno del contesto della grande distribuzione che noi rappresentiamo un'idea di servizio e non solo di un supermercato fra virgolette tradizionale. Vi faccio alcuni esempi velocemente. Noi in questi ultimi 2 anni, quindi in pieno periodo pandemia, abbiamo investito 3 milioni di euro in un progetto che vede Pricer, che è un'azienda leader svedese, delle etichette elettroniche. Oggi le etichette elettroniche rispetto a qualche tempo fa sono in realtà qualcosa di completamente diverso, cioè si parla di una nuova generazione di etichette elettroniche che per quanto come dire, poco affascinanti possono sembrare dall'esterno, hanno in realtà dietro dei processi di comunicazione, di informazione, di consapevolezza anche per quanto riguarda i prodotti che si vendono, la loro origine, eccetera, che invece con il diffondersi anche della comunicazione, anche via social, ha sempre più una richiesta da parte del consumatore di determinate informazioni. Ecco, per dirvi, un investimento di 3 milioni di euro per una cooperativa come la nostra, potete immaginare, è veramente un investimento importante e lo è nella misura in cui rappresenta uno degli aspetti più legati al nostro mestiere. Noi oggi, come dicevo, nei territori in cui siamo presenti, abbiamo sviluppato molte tecnologie per offrire quei servizi che non sempre riescono ad arrivare. Oggi alle casse dei nostri supermercati non vendiamo solo le scatolette di tonno o la mortadella, ma in realtà si possono pagare le bollette delle utenze, si possono pagare i pago PA, tutta una serie di servizi che fino a qualche tempo fa erano deputati a soggetti istituzionali e che non sempre però a proposito di città metropolitana rimangono. Faccio un esempio per tutti: sono in questi anni chiusi diversi uffici postali e oggi, se non ci sono in alcuni dei comuni in cui siamo presenti il nostro servizio, diventerebbe difficoltoso anche pagare la bolletta del gas e della luce. Lo dico perché in quell'idea di città metropolitana che anche questa mattina è stata tratteggiata, avere una rete sempre più diffusa, uno sviluppo anche da questo punto di vista ci aiuta come dire, ci rende fin da ora disponibili a
anche fare, sperimentare progetti pilota. Tra i progetti pilota che abbiamo sposato in questi anni, lo citava prima Piero, Think for Food è sicuramente uno dei progetti a cui ci siamo maggiormente legati, perché racconta un po' anche la nostra idea di innovazione rispetto alla filiera agroalimentare in senso lato, così come l'anno scorso abbiamo partecipato volentieri al progetto del CBI in collaborazione con il CERN di Ginevra, dove questa contaminazione in senso positivo del termine fra un mondo universitario, mondo dell'impresa e centri di ricerca anche lontano da noi sono state di grande stimolo anche per le persone che hanno partecipato. Ecco, quindi da questo punto di vista abbiamo aderito volentieri. E ci piacerebbe continuare a essere, come dire, coinvolti perché crediamo che ci possa essere davvero un interscambio, no? Fra territorio e impresa anche in questi termini. Da questo punto di vista, così vado anche velocemente a lasciare spazio agli altri interventi, però ci faceva piacere utilizzare anche questa occasione per far vedere il nostro progetto che sta nascendo, all'interno della città metropolitana. È un progetto di un nuovo centro direzionale, cerco di farvi vedere l'immagine mentre parlo, così magari è più chiaro anche quello che intendo dire. È un progetto che nasce all'interno del contesto industriale e artigianale commerciale dell'outlet di Castelguelfo. E quindi, come potete vedere, è un progetto di rigenerazione anche non solo del terreno che era in disuso in quell'area, ma anche di comunità. Perché all'interno del centro direzionale della cooperativa, abbiamo promosso un concorso di idee. Hanno partecipato 9 studi di architettura di progettazione nazionali e internazionali, e che hanno, come dire, quello che ha vinto è questo progetto di collaborazione tra due studi, Politecnica e Fabbrica, e rappresenta un po' la nostra idea di futuro. Il progetto del centro direzionale, come vedete, rappresenta una pianta. Quindi una pianta che ha nel suo percorso il gambo di questa pianta e vede fra le gemme di questa pianta invece i vari edifici che stanno nascendo. Allora, questa idea di forte radicamento con il territorio e anche di sviluppo l'abbiamo quindi pensata e immaginata anche nella realizzazione di questo centro direzionale, che non è assolutamente ristretto nelle mura delle attività della nostra cooperativa, ma vuole anche essere una porta aperta per tutto quello che riguarda il territorio circostante. Ci sarà infatti un centro di formazione spazi eventi che conterrà 300 posti, così come un centro di ricerca che vogliamo mettere a disposizione del territorio, perché crediamo che, esattamente come diceva prima la professoressa Grimaldi, anche la formazione possa rappresentare veramente una leva per costruire il futuro. In questo centro di innovazione e di ricerca delle filiere agroalimentare, ovviamente, il mondo del consumo potrà avere una propria casa, anche un proprio riferimento, ma quello che vorremmo che diventasse è davvero aperto a tutto il mondo delle imprese, delle start-up in generale, dove possono trovare lì quel legame anche, no? Tra l'impresa, il mondo di formazione, il condividere in un tessuto che è anche quello in cui sta nascendo questo centro direzionale all'interno della città metropolitana, davvero un punto di riferimento. E quindi il mettere insieme tutti questi aspetti anche nel disegno di un centro di queste dimensioni, vi fa capire quanto
teniamo all'innovazione e al costruire insieme le condizioni per sviluppare la nostra città. Ovviamente il centro è fatto con le ultime tecnologie, ogni tanto ci fa sorridere perché nei controlli abituali di un cantiere arrivano anche dei gruppi che invece vengono a studiare le tecnologie che stiamo utilizzando. Ad esempio, abbiamo utilizzato una tecnologia antisismica davvero molto particolare, quindi ogni tanto abbiamo anche dei gruppi che vengono anche dall'estero per vedere queste tecnologie. Quindi il progetto di per sé è già un racconto, un libro aperto di innovazione. Quello che cercheremo di fare per il futuro è di continuare a riempirlo di contenuti e lasciando la porta aperta a tutti coloro che vorranno cimentarsi nel confronto e nella progettazione di attività all'interno del mondo universitario, delle imprese, della città in generale. Io mi fermerei qua e vi ringrazio intanto. Grazie, grazie Andrea Mascherini, grazie per averci permesso di allargare la visione anche al territorio della città metropolitana, che è molto importante anche dalla prospettiva delle imprese cooperative che aderiscono a LegaCoop Bologna. Grazie anche perché parlando di formazione, di cultura d'impresa legata a quelle che saranno le attività del nuovo centro e anche menzionando l'idea di una rigenerazione di comunità, no? Di attivare anche in territori che a volte non riescono a essere connessi con il resto della città, metterli in connessione con l'università e tutto, mi alza la palla per introdurre la nostra prossima panelist, che è Roberta Franceschinelli della Fondazione Unipolis, responsabile del progetto Culturability, anche autrice di un libro che è uscito da pochissimo e si chiama Spazi del Possibile. I nuovi luoghi della cultura e le opportunità della rigenerazione, un libro che ripercorre, diciamo, il lavoro fatto in questi anni con Culturability, col progetto Culturability, che possiamo dirlo, con orgoglio cooperativo da un lato, ma anche con la soddisfazione del fatto che hanno iniziato a lavorare sui concetti di rigenerazione di comunità urbane, di rigenerazione di spazi in tempi non sospetti. Quindi, Roberta, lascio a te il floor, come si suol dire. Non so se hai da condividere una presentazione, credo di sì, prego. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie a Piero per questa bellissima introduzione e grazie a Vico ovviamente per l'invito. Cerco di dare qualche spunto al confronto di questa mattina sul tema della coprogettazione, appunto focalizzando il mio intervento sui processi di rigenerazione con fini culturali e sociali, raccontandovi appunto in realtà non un'iniziativa specifica di riattivazione di immobili o di aree di città, ma raccontandovi una pratica, un bando, un programma che nel corso degli ultimi 10 anni ha cercato di abilitare, sostenere economicamente, ma non solo, dei processi di rigenerazione di immobili, in parte nella città di Bologna perché abbiamo avuto l'opportunità e l'orgoglio di sostenerne diversi, ma più in generale su tutto il territorio italiano. Vi condivido lo schermo. Io do per scontato che si veda, altrimenti confido sul fatto che Piero Lo mi metterà. vediamo, Roberta, lo Ok, vediamo. perfetto, grazie mille. L'esperienza, come appunto vi accennava Piero, si chiama Culturability ed è un bando promosso da Unipolis, la fondazione di impresa del gruppo Unipol, per sostenere spazi culturali che hanno anche un impatto in termini di innovazione sociale, in termini anche di innovazione civica, e che nascono a partire da processi di riattivazione di immobili, spazi abbandonati, dismessi, dimenticati su tutto il territorio italiano. È un bando, come accennava Piero, abbastanza longevo, nel senso che il programma nasce nel lontanissimo 2013 e si è poi ovviamente fortemente evoluto nel corso del tempo, come insomma, dovrebbe essere da prassi per qualunque policy, qualunque strumento di erogazione che cerca di sostenere poi in generale dei progetti, nello specifico poi delle progettualità che fanno dell'innovazione culturale, dell'innovazione sociale il proprio cuore. All'interno di questa slide trovate riassunti alcuni dei numeri che hanno caratterizzato le prime 5 edizioni del bando, numeri che ho inserito semplicemente per cercare di restituire graficamente
la ricchezza e anche il fermento del fenomeno della rigenerazione a base culturale in Italia, e non è, insomma, come fondazione abbiamo avuto modo di scoprirlo sempre di più nel corso di questi anni, qualcosa che riguarda esclusivamente le grandi città, Bologna, Torino, Milano, Firenze, ma in generale il tema della rigenerazione è abbastanza trasversale all'intera penisola e riguarda tanto i contesti metropolitani, urbani, quanto le aree interne del paese. Il bando, molto velocemente, come vi raccontavo, si è evoluto nel corso del tempo. Al momento è in corso una sesta edizione biennale che, come quelle precedenti, continua a lavorare sul tema dei nuovi luoghi della cultura. Ha però alcuni elementi di cambiamento che ho pensato di sottolineare nel corso del mio intervento, perché mi sembra che c'entrino moltissimo con quello che è, insomma, è l'oggetto dell'incontro di oggi, su cui siamo stati sollecitati a intervenire. E nelle edizioni precedenti, come Fondazione Unipolis, noi abbiamo cercato di contribuire all'emersione del fenomeno della rigenerazione nel paese. Quindi abbiamo cercato di smuovere il sottobosco di pratiche che caratterizzavano l'intera penisola, con l'obiettivo di far nascere il nuovo. A un certo punto ci siamo resi conto che c'è bisogno di consolidare, c'è bisogno di strutturare le pratiche già avviate, ed è per questo che col nuovo bando abbiamo invece deciso di soffermarci sul supporto a realtà già esistenti, e offrendo dei percorsi di accompagnamento e di sostegno economico, ma non solo, più lungo nel tempo. Abbiamo poi cercato di riprendere quell'idea di coprogettazione che è anche, insomma, presente nel titolo dell'incontro di oggi, inglobandola nel modo stesso con cui facciamo il bando, ovvero mentre abbiamo sempre spinto sul fatto che le progettualità che applicavano a Culturability fossero progettualità coprogettate, che vedessero l'ingaggio del pubblico, del privato e del terzo settore, per la prima volta in maniera più spinta questo bando è stato coprogettato ed è promosso non solo da Unipolis ma da un'ampia rete di partner, fra cui, insomma, come vedete nella slide precedente, c'è presente anche CoopFond, in rappresentanza anche, insomma, del legame che ci lega all'universo cooperativo. Il bando è per i nuovi luoghi della cultura, che hanno una dimensione culturale, creativa, artistica prevalente. È un bando per la rigenerazione e non per la riqualificazione, perché noi cerchiamo di sostenere non tanto l'hardware, ma il software, che, come dire, non le mura, l'immobile in sé, ma le attività che si vanno in qualche modo a sviluppare. Ed è per questo che, insomma, riprendendo alcuni dei termini che sono stati anche, insomma, lanciati, noi lavoriamo molto sul tema della rigenerazione anche umana, se volete, delle persone, delle loro aspirazioni che si sviluppano all'interno di questi luoghi. Luoghi che fanno della coprogettazione, dell'ingaggio, dello sviluppo di nuove partnership una propria specificità. La rigenerazione è un fenomeno complesso, noi abbiamo appreso nel corso del tempo che è difficile che un singolo gruppo di attivatori locali riesca a portarsi a casa una sfida così complessa se non si apre ad altri attori e altre pratiche locali, ed è per questo che, insomma, abbiamo sempre spinto da un lato e dall'altro nei percorsi di ricerca che abbiamo promosso, abbiamo capito essere un fattore di successo, la capacità dei processi di rigenerazione di partire magari da dei gruppi informali, dall'universo del terzo settore, da delle imprese, delle SRL, da delle cooperative, però anche di sapersi sempre aprire a percorsi di partenariato con gli enti locali. Il bando anche per questo sostiene l'attività culturale, ma sostiene anche lo sviluppo di nuovi modelli di governance e di nuove forme di partenariato, e soprattutto in questa edizione stiamo cercando di lavorare sul senso della creazione di nuove alleanze. Nuove alleanze fra i tanti centri culturali che attraversano l'Italia, ma anche nuove alleanze, riprendo il tema dell'open innovation accennato prima, fra queste pratiche che molto spesso agiscono dal basso e tutto l'universo, in qualche modo, dei policy maker, delle istituzioni, delle imprese più strutturate. Vado velocemente, che cosa offriamo, insomma, è poi un bando già aperto, quindi l'obiettivo non è tanto presentarvi il bando in sé, ma quello che è il processo che noi abbiamo messo in piedi e appreso. Noi offriamo dei grant, perché, insomma, le pratiche di innovazione culturale, soprattutto se hanno un impatto sociale, crediamo vadano sostenute e supportate anche economicamente.
Offriamo poi dei voucher vincolati all'utilizzo per spese di ricerca e sviluppo, spese di formazione, e poi mettiamo a disposizione un core team di consulenti, li chiamiamo Critical Friends, che supportano lo sviluppo e il consolidamento di queste pratiche di riattivazione a base culturale nel tempo. È un bando lungo, è un bando complesso, è un bando sfidante, però ci sembra che il modo migliore per fare policy che sostengano i processi di rigenerazione sia rispettare i tempi lunghi, difficili e complessi che questi processi caratterizzano. E in queste due slide concludo il mio intervento sperando di aver rispettato gli 8 minuti. Trovate riassunti un po' riassunte le esperienze che si sono candidate all'ultima edizione del bando, che è stata lanciata tra l'altro in piena pandemia nell'aprile del 2020. Come vedete, arrivano da tutta Italia, c'è una lieve prevalenza del nord. È il primo anno che abbiamo una prevalenza del nord, probabilmente perché nelle precedenti edizioni andavamo alla ricerca del nuovo, in questo caso andiamo alla ricerca dell'esistente, e ovviamente si raccoglie dove si è seminato maggiormente nel corso degli ultimi 5 e 6 anni. Qui trovate riassunti, insomma, quello che era l'immobile prima del processo di riattivazione, e c'è una varietà incredibile. Cosa è diventato l'immobile dopo il processo di rigenerazione? E anche qui l'eterogeneità delle pratiche e delle esperienze non manca. E poi, e concludo, vi invito, insomma, a guardare un po' l'ultima parte di questa slide, che ci racconta che cos'era l'immobile prima di chi era l'immobile prima del processo di riattivazione, ovvero era pubblico o era privato, con che tipo di formula viene poi affidata a organizzazioni del terzo settore, a cooperative e imprese. E credo che qui è un tentativo di sintesi di una vastità incredibile di concessioni, affitti più o meno calmierati, ed è anche un tentativo in qualche modo di cercare di sintetizzare in che cosa le nuove logiche di partnership legate alla concessione di immobili si stanno muovendo in questo periodo. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Roberta Franceschinelli da Fondazione Unipolis, grazie per aver condiviso appunto il processo con un progetto come quello di Cultura Ability, che ha maturato una seniority, per cui anche l'idea in un'ottica di coprogettazione di poter condividere best practice che hanno una loro validazione nel tempo, perché appunto abbiamo visto come negli anni Cultura Ability abbia aggiustato la mira o fatto delle scelte strategiche. Adesso tu dicevi una parola che è quella di puntare sull'esistente, lavorare sulla rigenerazione anche di quello che è esistente, si ricollega molto a quello che diceva la professoressa Rosa Grimaldi sul connettere l'esistente. Quindi grazie Roberta, e da un progetto di rigenerazione di comunità con una certa seniority a uno molto più giovane nel cuore della città. Stiamo parlando di Dambo. Adesso io lascio il floor ad Anna Rita Cuppini, che è direttrice generale di Open Group, della cooperativa Open Group, ma fa parte anche appunto del CDA di Open Events, e quindi gestisce, ha visto, sta seguendo la rigenerazione di uno spazio ampio con l'inserimento di contenuti che danno una molteplicità, una serie di sfaccettature a quella che può essere l'idea di rigenerazione di comunità da un punto di vista culturale, da un punto di vista sociale, da un punto di vista dell'aggregazione di fette della comunità urbana. Anna Rita. Buongiorno a tutte e a tutti. Devo dire che quando devo parlare di Dambo sono sempre molto contenta per le sue caratteristiche di innovazione, ma dopo aver sentito le parole dell'assessore Lauren e della professoressa Rosa Grimaldi devo quasi contenere l'entusiasmo, quindi cercherò di essere sobria, nel senso che molte delle cose che sono state dette le rivediamo un po' nel tentativo di costruzione del progetto di Dambo. Adesso io faccio la domanda di rito. Vedete le slide? Le vediamo. Perfetto. Perfetto. Allora, diciamo che questa slide racconta un po' l'essenza di Dambo, e quindi riprendo un po' quello che diceva appunto l'assessore quando ha parlato di modello di innovazione. Dambo è un modello di innovazione proprio per come nasce, nella natura del suo spazio, e indubbiamente riprende le 5 I,
di cui abbiamo parlato stamattina, perché riprende l'innovazione, è un mondo delle imprese, dell'imprenditoria, dell'internalizzazione. Vedremo nello specifico che è uno spazio che, per come è stato progettato, consente la coesistenza, anzi promuove la coesistenza del pubblico e del privato in una progettualità virtuosa, ma soprattutto Dambo costruisce comunità, costruisce la comunità e coprogetta insieme alla comunità. Che cosa voglio dire? Allora, innanzitutto Dambo nasce nel 2019 da una visione, da un progetto di visione del Comune di Bologna in collaborazione con la Fondazione Innovazione Urbana e Open Event. Open Event è una società costituita da Open Group e da Eventeria, e da subito nasce come un progetto di matrice cooperativa sia negli obiettivi che nell'organizzazione, perché da subito abbiamo ragionato su un concetto di rigenerazione ampio, un concetto di rigenerazione che indubbiamente prende le basi dalla riqualificazione, quindi dello spazio, dall'utilizzo di uno spazio, fra l'altro uno spazio praticamente in centro a Bologna o molto vicino al centro, quindi uno spazio che poteva, era davvero di valore per la città. Ma mette subito al centro una comunità protagonista dove si parla di convivenza, di inclusione, di appunto generare il nuovo. Con che intenzione? Con l'intenzione di promuovere un'economia sostenibile. Un'economia, quando parliamo di sostenibilità, ne parliamo a 360 gradi, infatti parliamo di un'economia sostenibile che vede tre macro traiettorie, le abbiamo chiamate parole chiave, ma sono proprio dei tre motori, che sono appunto il concetto di comunità, la creatività e l'imprenditoria. Comunità che è quella di quartiere, è quella della città, ma è quella della molto più ampia di chi ragiona di rigenerazione sicuramente in Europa. La comunità che fa scambio tra pubblico e privato, la comunità che ragiona di imprenditoria e di tempo libero, una creatività che non è soltanto l'organizzazione di eventi, l'intrattenimento, il cibo e le situazioni non gastronomiche, ma è una creatività che dà molto spazio e crea progettualità sinergiche tra arte, cultura e sport. Quindi vediamo come è tutto nello spazio di Dambo, come dire, viene rigenerato in un progetto ampio dalle molteplici anime che coesistono. Dambo è imprenditoria. Uno dei progetti focus motori di Dambo è il progetto Bologna Attiva, è un progetto che mette insieme anche in questo caso nuovi progetti imprenditoriali di cooperativa, la comunità, i cittadini, l'università, e quindi anche in questo caso è un progetto aperto da una forte traiettoria, ma è un progetto aperto alla cittadinanza e alle istituzioni, anche alle visioni più strategiche della città. Quindi Dambo diventa, l'abbiamo chiamato così, uno spazio di senso, perché raccoglie il senso della rigenerazione urbana, ma restituisce senso in un costante scambio tra la comunità, la cooperazione e la sostenibilità. Ci piace l'idea di appunto ragionare su un'evoluzione di economia sociale che quindi guardi alla sostenibilità, alla società e all'imprenditoria. Che cosa immaginiamo per il futuro di Dambo? Indubbiamente di continuare così, e in un'ottica di economia appunto collaborativa e sociale, e di essere un tassello importante di tutte le traiettorie dell'innovazione tecnologica della città e non solo, quindi di essere un vero incubatore in sinergia appunto con tutto il distretto del Tecnopolo. Io, visto l'orario, insomma, ho cercato di essere il più sintetica possibile, poi insomma nel caso ci fossero domande, resto a disposizione. Grazie.
Grazie, grazie Narita Cuppini. Nella presentazione c'era una parola tra i tanti spunti che ha offerto la presentazione su questo progetto che insomma conosciamo tutti in città e che però è appunto in continuo divenire. C'era una parola che è neocooperativismo e che ci permette di agganciarci anche all'ultimo panelist che e Alessandro Rocchi di Fairbnb, che ci permette di agganciarci anche a quello di cui parlava l'assessore Laudani quando nel suo intervento ha iniziato mettendo in cima alla lista le potenzialità e le opportunità delle piattaforme in un'ottica cooperativa. Alessandro, ci senti? Sì, ti ringrazio. Grazie della parola e anzi mi viene perfetto ricollegarmi all'intervento di Annalita Cuppini, perché io vi parlo dall'area d'Ambo. Noi siamo esattamente con i nostri uffici accanto a Open Event, gli uffici di Open Group, e siamo fieri di essere da questo punto di vista una delle realtà che da un punto di vista anche strategico calza a pennello, almeno noi così ci sentiamo. In questo spazio di promozione dei nuovi modelli di rigenerazione urbana e dei valori della sostenibilità che sta finalmente prendendo vita dopo il lockdown che ha congelato le nostre attività in maniera inattesa e piuttosto violenta. Io condivido con voi delle veloci slide di presentazione per introdurvi Fairbnb, anche per arrivare poi a darci la risposta perché Fairbnb è dentro l'area d'Ambo, perché Fairbnb Network è una cooperativa nata nel 2018 con l'intento di capovolgere lo schema del turismo generato nell'ultimo decennio grazie al prolificare delle piattaforme tecnologiche che offrono servizi di prenotazione, di alloggi, anche presso privati, che permettono con facilità e costi bassi di viaggiare in maniera, diciamo così, totalmente libera in tutto il mondo, o anzi nelle principali destinazioni turistiche, insieme al fatto che sono aumentate notevolmente le possibilità, ad esempio con i voli aerei, di viaggiare da una città all'altra con costi bassissimi, senza però considerare quelli che sono gli effetti negativi del turismo generato da questa impostazione. Viaggi a basso costo e accommodations, quindi sistemazioni, pernottamenti più facili grazie ai privati che mettono a disposizione i loro alloggi. Tutto questo ha generato in realtà un problema sui nostri territori, un problema piuttosto serio, perché le nostre città, e noi vediamo Bologna stessa, si sono trovate investite da un'ondata di turisti che hanno, diciamo, da un lato arricchito apparentemente le nostre economie, ma dall'altro procurato dei grandissimi disagi alle nostre città, diminuendo, portando a zero la disponibilità di alloggi nei confronti di famiglie, di lavoratori. Pensiamo ai lavoratori dei nostri principali ospedali che spesso sono stagionali, transitori a seconda anche del periodo, e degli studenti in città come la nostra, che sono città universitarie. Cosa è accaduto? Che i proprietari di immobili hanno preferito utilizzare i sistemi di locazione turistica, quindi non hai bisogno nemmeno di un contratto e puoi affittare 10 giorni al mese il tuo alloggio a un turista, piuttosto che prenderti la bega di fare un contratto con un soggetto che poi devi gestire, che può portarti dei problemi, una famiglia può andare in crisi economica, un lavoratore può non avere più lo stipendio e si crea un problema. E così tanti hanno preferito in tutto il mondo, non è un fenomeno nazionale o locale, in tutto il mondo, le case, le proprietà sono andate a beneficio dei turisti che nel frattempo a loro volta hanno cambiato il loro modo di viaggiare, perché è più facile con un biglietto di una compagnia aerea low cost muoversi da un continente all'altro o da un paese all'altro, senza peraltro considerare anche qui gli impatti dell'ambiente, per l'ambiente
dei voli e di quelle che sono le conseguenze appunto di inquinamento. Quindi si sono generati dei fenomeni di economia estrattiva letteralmente delle risorse del territorio, perché il turista che viene qua cambia la geografia dei centri storici, che diventano più dedicati che, invece che al cittadino, al turista stesso, quindi più alimentazione, più servizi di ristorazione, meno servizi per esempio di artigiani tipici di una comunità che vive la sua realtà. I cittadini delle città spinti a vivere nelle periferie, fuori, tra l'altro tutto questo in Italia è avvenuto contemporaneamente al fenomeno per cui lo Stato, vi ricorderete il governo Monti, aveva deciso di ridurre i servizi dello Stato stesso nelle aree provinciali o nelle aree montane, nelle aree più distanti. Quindi si è creato un fenomeno che ha avuto una forza centrifuga dannosa, perché i nostri centri storici hanno perso identità, hanno perso risorse e si è appunto generato il fenomeno della turistificazione o del sovraturismo, che oggettivamente comporta dei danni per tutta la comunità. È nata così Airbnb dall'idea di un gruppo di giovani startuppari che si è messa insieme condividendo valori profondi della sostenibilità e della necessità di riportare ai cittadini, di ridare ai cittadini la possibilità di essere padroni, di riprendere in mano la governance dei propri territori, scippata dal turismo gentrificato, e nel fare questa diciamo, opzione, nel portare avanti questo progetto, hanno deciso di creare una piattaforma che appunto consentisse non solo di prenotare servizi turistici che, come vedremo, sono improntati ai valori e ai criteri della sostenibilità, ma di dare un esempio di come si possa fare business riportando, nel nostro caso, metà delle provvigioni, delle commissioni di piattaforma sui territori stessi delle comunità, e come attraverso un modello di ripartizione dei ricavi che va a progetti sociali. Airbnb genera con le stesse commissioni di altre piattaforme molto note una donazione diretta pari alla metà delle commissioni che vanno a alimentare a donazione di progetti sociali del territorio. E chi sceglie questi progetti sociali? Come facciamo a sapere qual è la progettualità sociale che aiuta a rigenerare per esempio la realtà urbana di Lisbona piuttosto che di Vienna, piuttosto che di Bologna? Lo facciamo perché Airbnb non è presente dappertutto, è presente dove trova dei partner locali. Per noi è fondamentale generare comunità. La comunità si fa con qualcuno del territorio che ci porta anche i problemi, che ci fa conoscere l'identità del territorio e come poter rigenerare questa identità. Airbnb lo fa quindi riportando in realtà ben più, come vedete da questo grafico, della metà delle commissioni in donazioni di progetti sociali, perché noi finanziamo anche con l'altra metà di quello che arriva in teoria alla piattaforma i partner locali che generano lavoro, ma lavoro inteso come credere nei valori della sostenibilità, alimentare per esempio gli stakeholder locali che si dedicano a prodotti e servizi che alimentano la cultura della sostenibilità, dall'alimentare piuttosto che al modello di trasporti. Quindi Airbnb diventa una risorsa che utilizza gli stessi meccanismi del turismo che è stato distruttivo, estrattivo delle risorse dei territori, per riportare tali risorse sui territori stessi, generando delle buone pratiche di sostenibilità, di regole di turismo sostenibile che la cooperativa intende portare avanti come manifesto della propria cultura. E per questo noi stiamo introducendo dei criteri fondamentali. Chi vuole offrire la propria abitazione per un alloggio turistico deve sottostare a alcune regole. La regola che vale per tutti, tutto il mondo, è one host, one home. Sei proprietario, hai una proprietà, hai più proprietà, sappi che solo una può essere messa a disposizione dei turisti. Se ne hai due, tre, quattro, devi pensare o a mettere su un'impresa, perché questo ovviamente fuoriesce dagli schemi, ma non è nella nostra cultura, oppure devi considerare che anche lavoratori, famiglie e studenti nella tua città hanno bisogno di un tuo comportamento sostenibile,
socialmente orientato che permetta di riportare le nostre città ad una dimensione identitaria autentica. Tutto questo, come vedete anche da questa slide, ha agevolato tantissimo Airbnb nel diventare un volano di comunicazione con le autorità locali, perché la legalità è un punto di vista, un requirement, un requisito fondamentale per la nostra attività, e quindi anche la gestione della fiscalità, delle tasse turistiche, piuttosto che il rispetto delle regolamentazioni dell'offerta di servizi di immobili in ambito turistico, garantiamo che sia assolutamente rispettata. In tutto questo è l'impatto sulle comunità locali, come avete capito, il volano principale delle attività di Airbnb, che permette di creare su tutti i territori delle vere e proprie community di attivisti che utilizzano questi servizi per avere risorse che promuovano la progettualità sociale in linea con i valori degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. E per andare un pochino più velocemente, mi piacerebbe ricollegarmi al fatto, proprio al punto di partenza, e cioè siamo una cooperativa e partiamo anche da Bologna come nostra sede legale dall'area Dampo. E cosa significa per noi essere una cooperativa? Airbnb è una cooperativa non per scelta casuale, ma perché aderisce a un movimento internazionale patrocinato dagli studi di un professore di New York che si chiama Trevor Scholz, che ha teorizzato il cosiddetto platform cooperativism, ossia la possibilità di riscoprire in tutto il mondo il modello cooperativo, quindi anche la forma legale del cooperativismo, che pure ha in tutto il mondo declinazioni ovviamente diverse, abbinandola alle possibilità delle piattaforme tecnologiche web, perché appunto si ritiene che la possibilità di generare condivisione attraverso le piattaforme di servizi abbinato al cooperativismo sia di fatto uno strumento per veicolare a livello interno nuove politiche di aziende non più legate da strutture esclusivamente gerarchiche, ma che siano in grado di essere aperte, inclusive e di coinvolgere i contributi di attivisti, simpatizzanti, volontari che stanno avvicinarsi alla cooperativa dando un'attività, un contributo effettivo, operativo a beneficio della cooperativa stessa, e possono anche accedere e diventare un domani anche membro della cooperativa e perché no andare sempre un contributo maggiore all'interno della governance stessa. E questo anche dal punto di vista esterno, perché si è teorizzato un modello di ingaggio tra cooperative in tutto il mondo, che nel nostro caso sono quelle che intendiamo aiutare a far nascere nei territori dove siamo presenti. Le comunità locali vorremmo che si radunassero, come già sta accadendo in alcuni paesi europei, con la forma cooperativa, diventando membro della cooperativa principale, che è appunto Airbnb Network, e quindi creando un sistema multi-stakeholder che è in grado di valorizzare la catena di valori che Airbnb intende promuovere in una dinamica di squadra bilaterale in cui l'attivista è in stretto contatto con la cooperativa madre, con la piattaforma, e la piattaforma interagisce con i partner locali per diffondere i propri valori. In tutto questo, nell'area Dambo, noi siamo presenti proprio anche con il nostro laboratorio sperimentale, il Fair Lab, che vedete in quest'ultima slide, e che si propone appunto di essere il volano per studiare modelli di divulgazione delle pratiche di sostenibilità con varie iniziative che insieme anche agli amici proprio qui ai tanti soggetti importanti che collaborano all'Era Dambo intendiamo iniziare a lavorare, a elaborare a beneficio delle comunità non solo di Bologna ma di tutti i nostri nodi locali sparsi sul territorio e per il l'ultima slide non si vede ancora, ma vi assicuro che c'è, eccola. E vi ringrazio per lo spazio. Grazie, grazie Alessandro Rocchi, grazie per aver condiviso l'esperienza di Airbnb come nuovo modello di cooperativa di piattaforma
Sarà uno dei temi di lavoro che con Vico e con Lega Coop Bologna proseguiremo e affronteremo anche prossimamente. Allora, sono le 12.06, noi avevamo promesso di finire in tempo, quindi abbiamo sforato di 5-6 minuti. Io chiedo a tutti quelli che hanno assistito all'evento, se hanno domande o bisogno di approfondire, possono scrivere a Info Lega Coop Bologna. Abbiamo condiviso nella chat il link ai prossimi appuntamenti di Vico. Vi anticipo il prossimo, che sarà questo venerdì 3 dicembre alle ore 11 sul tema del lavoro buono, ma sia sul sito di Lega Coop Bologna che su quello di Vico troverete tutte le informazioni e i link per registrarvi e seguire i webinar. La sintesi dell'incontro di oggi la troverete invece sul sito vico.it a breve, perché metteremo i tratti salienti di questo nostro appuntamento. Io quindi a questo punto, ringraziandovi per l'attenzione e per la partecipazione in un periodo dell'anno molto complicato e intenso, di un anno molto complicato e intenso, quindi grazie di cuore sia a chi ha assistito al webinar, sia a tutti i nostri panelist, quindi grazie a Raffaele Laudani, a Rosa Grimaldi, a Narita Cuppini, Roberta Franceschinelli, Andrea Mascherini, Alberto Raneri e Alessandro Rocchi. Spero che sia stata una mattinata interessante e stimolante come l'ha trovata il sottoscritto, spero possa essere l'inizio di un percorso di lavoro che vedrà il mondo cooperativo di questo territorio coinvolto direttamente nel coprogettare, nel codisegnare, come si suol dire, anche soluzioni e proposte di lavoro per il futuro. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.